Buonasera a tutti e tutte le persone che sono collegate per questo incontro. Io sono Claudio De Agostini, presidente del Circolo di Parabiago di Legambiente. Coordinerò la serata e i relatori presenti che ringraziamo per il loro contributo. È il secondo incontro dei tre previsti sui parchi Roccolo e Mulini, con una visione più ampia sui parchi e aree protette. Stasera si parlerà di agricoltura e ambiente, in particolare delle attività agricole nei parchi Mulini e Roccolo, sulle esigenze produttive, la biodiversità, la tutela ambientale e la tipicità delle produzioni. Prima di passare la parola a Giuseppe Caroni, presidente del DAVO, volevo fare un minimo di riflessioni sull'incontro che abbiamo fatto il 22 aprile. Una riflessione sul fatto, che è stato un po' evidenziato, poi era anche la giornata mondiale della terra, sul pesante consumo di suolo che sta accadendo da un po' di anni a questa parte, per quanto riguarda i comuni che vanno tra Bergamo, Brescia e anche Cremona, sul discorso delle infrastrutture, della Brebemi, ma anche del discorso della logistica. Molti capannoni stanno veramente nascendo, anche consumando suolo agricolo, e poi molte volte questi capannoni rimangono anche vuoti. E questo paragone, nel senso che poi invece l'abbiamo un po' portato invece sul parco agricolo su Milano, dove questo parco, essendo nato dal 1990, diciamo, è riuscito, diciamo, a tutelare il territorio agricolo da questo pesante consumo di suolo, contrariamente a quello che sta avvenendo in questo territorio tra la Bergamasca e Bresciana, insomma. Questo ragionamento è anche per far punto, mettere in evidenza qual è la proposta che Legambiente Lombardia sta facendo da tempo sul discorso della necessità, diciamo, sarebbe utile che anche a nord di Milano si costituisse un parco di cintura metropolitana per i comuni del nord Milano. Questo avvalorerebbe il discorso anche del fatto che anche i diversi PLIS che ci sono nel nord di Milano, molti hanno fragilità anche di gestione, anche economica. Il precedente incontro c'è stato il presidente, per esempio, del Parco Alto Milanese, che evidenziava anche il fattore di costi gestionali per la tenuta di questo piccolo parco, piccolo PLIS. Ma oltre a questo fatto, ci sarebbe anche il discorso che noi ci sarebbe il discorso anche di messa in connessione, il discorso di una rete ecologica più connessa, con il discorso di valorizzazione dei vari parchi, dei vari PLIS. Ma anche a questo fatto si aggiungerebbe il fatto che la tutela sarebbe una tutela superiore anche nei confronti di pericoli come quello che stiamo ancora vivendo adesso, l'intendimento di voler fare una discarica all'interno del Parco del Roccolo. E inoltre anche per il discorso delle infrastrutture che anche in questa zona del Parco del Roccolo sono ancora previste. Si parla ancora da tanti anni a questa parte, ma si parla ancora, sta appunto anche nei documenti, nei piani anche di città metropolitane e di regione, l'intendimento di voler far passare il Sempione Bis all'interno del parco. Quindi tutti questi fattori sono veramente pericolosi anche per la tutela del suolo, anche nei comuni. Anche nei nostri comuni, insomma, anche se ci sono i PLIS, però sono forme diciamo, che stiamo notando che hanno da tempo hanno degli attacchi che devono continuamente avere il movimento popolare, i comuni che si mobilitano anche con tanti mezzi, con tante energie anche economiche per difendersi da situazioni un po'. E quindi il discorso del parco metropolitano è un discorso che potrebbe facilitare un po' anche la gestione di tutti questi parchi, ma è un po' anche come sta facendo il discorso di Forestami. Forestami che sta facendo un po' questa, sta prendendo questa linea di progettazione di tutti i comuni che
che circondano città metropolitane, quindi andrebbe sempre nella stessa logica del parco metropolitano. Poi una cosa in più che è emersa anche nell'incontro precedente è la carenza, diciamo, di un parco sul fiume Olona, che è uno degli ultimi dei fiumi, diciamo, più significativi della Lombardia, che oggi, beh, Marzio oggi diceva che c'è stata una riunione per il parco sul Seveso. Sarebbe, diciamo, anche il parco sul fiume Olona, sarebbe veramente interessante, importante che ci fosse la tutela di tutta l'asta del fiume, insomma. Quindi io adesso passo la parola a Giuseppe Caronni, presidente del distretto agricolo Vallelona, che ci parlerà di quello che ha fatto il distretto agricolo e sta facendo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a lei, De Agostini. Distretto Agricolo Valle Olona, penso che lo conosciate, è conosciuto, è stato fondato nel 2012. Allora, volevo riprendere che mi sto battendo anch'io, adesso sto col comune di Rocche, capofila del PLIS del Basso Olona, io sono rodense, di cercare di unire i PLIS. Effettivamente un parco dell'Olona sarebbe un fatto eccezionale. La cosa più importante è il dialogo che deve essere costruttivo con gli agricoltori e con questi enti promotori e la stessa Lega Ambiente, che comunque abbiamo già intrapreso questo dialogo da diversi anni. Abbiamo lavorato insieme, specialmente anche qua nel PLIS Basso Olona. Abbiamo fatto dei lavori veramente ottimi. Io non pensavo, ma il distretto è una realtà che abbiamo qua anche, tra l'altro, consigliere apicoltore Stefano Andreazza, che lo saluto, e volevo condividere una slide, se possibile, che l'abbiamo preparata insieme al tecnico anche del distretto, dottor Paolo Lassini, che è qua presente. Vediamo. Si vede qualcosa? Sì, si vede bene. Benissimo. Aspetta che devo fare la presentazione. Perfetto. Allora, Distretto Agricolo Valle Olona. Distretto Agricolo Valle Olona, appunto, è stato accreditato dalla Regione Lombardia nel 2012. Nel 2012, dopo un paio d'anni, ci si riunivano gli agricoltori, eravamo in 25, soci fondatori, ci si riuniva appunto una volta a settimana, tutti i martedì. Infatti sono stati un anno e mezzo, mesi duri, perché non duri, impegnativi, perché ci si confrontava fra di noi per vedere di costituire questo distretto. Il nostro promotore, ente promotore, è il Consorzio Fiume Olona, che abbiamo un ottimo rapporto anche ora. Ora siamo diventati, i numeri sono quasi raddoppiati, siamo diventate 46 aziende socie. 46 aziende soci, lavoriamo circa 2.000 ettari, con la superficie agricola utilizzata a 1.920, enti coinvolti 19 tra comuni ed enti. Enti significa appunto Consorzio Fiumalona, tra l'altro Villoresi, collaborazioni con ERSA. Poi ecco, i terreni sono diversi in affitto. Ecco, il nostro problema, diciamo, di agricoltori delle nostre zone, che io dico che siamo agricoltori, dovremmo essere zone svantaggiate di pianura, perché noi abbiamo dei piccoli appezzamenti di terreno frammentati dietro le abitazioni, perché noi si percorre le grandi strade, però abbiamo tanti terreni e siamo in mezzo anche al traffico. Quindi siamo però non proprietari, noi abbiamo tanti terreni in affitto e questo ci penalizza un po'. Secondo me ci penalizza sotto l'aspetto che adesso andremo a vedere, stiamo già parlando, nel senso, se dobbiamo fare dei boschi, dei filari per vedere di creare ambiente, noi dobbiamo andare a interloquire anche con la proprietà, perché ci sono dei contratti d'affitto che durano pochissimo, quindi addirittura anno per anno, 2 anni, 4 anni. Bisogna interloquire parecchio, però ce la mettiamo tutta. Adesso stiamo facendo, ad esempio, con Pogliano Milanese una pista pedonabile, stiamo interessando anche gli enti, la
Vaccagranda, Salvini, quindi stiamo vedendo di... perché del resto anche loro sono portati a creare ambiente, eh? Solo bisogna trovare la quadra perché dobbiamo fare le cose fatte bene. Quando tu dai la possibilità di, con della segnaletica, di usufruire appunto del verde, di passare nella tua campagna, a questo punto c'è anche una responsabilità che poi andrà individuata. Quindi non è semplice, ma ci si arriva alla volta, perché il bene si può fare. Allora, il distretto dell'agricolo della Valle Olona è bene o male comprende tutti questi comuni, è interregionale, quindi è l'unico distretto Milano-Varese. Abbiamo dei soci, appunto quelli in grassetto sono quelli che sono dentro nel distretto, anche Oggiate Olona, andiamo su fino a appunto in provincia di Varese. Dopodiché sono entrati degli ultimi che sono all'Ardirago. È entrato perché, come dicevo prima, siamo stati riconosciuti poi automaticamente distretto del cibo nel 2019 li siamo stati riconosciuti automaticamente distretto del cibo nazionale e abbiamo potuto partecipare a un bando ministeriale e 5 aziende socie lo hanno fatto e questo porterà, si chiama progetto crescita e ha passato i primi step, adesso aspettiamo la risposta dal ministero per poter procedere. Questo bando praticamente potenzia queste aziende con delle... anche la creazione di energia, il agrospazio, cioè costruzioni anche. Quindi i distretti sono un'opportunità per i soci notevole. Dopodiché le finalità distrettuali, questo qua è preso pari dal nostro statuto, che la società opera con le caratteristiche della mutualità, senza speculazione privata, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei soci. Quindi è un'aggiunta, diciamo, del reddito delle aziende socie, perché come funziona in parole povere? Noi come distretto, poi consiglieri naturalmente siamo in 7, ci vengono affidati magari dei lavori direttamente, proprio riconosciuto anche la regione Lombardia, che possiamo, si può fare, con i comuni e gli enti ci vengono affidati magari dei lavori ambientali. Questa è stata un'idea acuta, diciamo, di chi l'ha avuta, dei nostri governanti. Perché chi, dopo tutto, meglio di noi che conosciamo il territorio, effettivamente può gestirlo nei migliori dei modi? Ad esempio, qui a Rho faccio qualche lavoretto anch'io, la mia azienda. Ci tengo perché ci metto la faccia per primo e sono di Rho, come ad esempio a Parabiago, altri agricoltori di Parabiago, perché un punto fondamentale dall'inizio è stato quello dei lavori che arrivano a Parabiago, li faranno gli agricoltori di Parabiago, Rodense, quelli del Rodense, Legnano, quelli di Legnano, così che all'interno del distretto si mantengono degli equilibri che dobbiamo cercare di fare dei lavori fatti bene. E distretto, ecco, è l'unico interlocutore, quindi non è che si va a parlare con le aziende direttamente, c'è un responsabile unico e questo è una cosa molto importante, secondo me. Dopodiché, persegue una più ampia confacente visione di valorizzazione del territorio rurale nel delicato e sensibile contesto urbanistico territoriale ed ambientale di riferimento, scopi e funzioni di interesse pubblico generale, quello che dicevo prima. Ora, le finalità individuate nel piano di distretto, perché noi per essere accreditati abbiamo dovuto fare un piano di distretto, è andato anche in revisione 3 anni fa, quindi niente, abbiamo degli interventi diretti sulle imprese, la valorizzazione del settore agricolo, l'innovazione delle aziende, noi facciamo anche dei corsi all'interno nostro del distretto, dei patentini, ad esempio l'uso dei fitofarmaci, creiamo anche queste opportunità. Dopodiché, a favore delle imprese, è quello che vi dicevo prima, ad esempio il bando di distretti del cibo che è stato presentato, distretto capofila è stato per presentarlo, e noi abbiamo dei tecnici che lavorano dentro, no? Sono stati individuati, a parte il direttore Marco Pezzetta, che alcuni di voi lo conoscono, dopodiché Paolo Lassini è il nostro tecnico referente, che diciamo di prestigio, la dottoressa Dallan, li cito perché giustamente loro danno veramente molto
per il distretto. Poi creazione di vantaggiose per le imprese attraverso interscambio fra aziende, fra di noi collaboriamo, ad esempio, ecco, cito, l'anno scorso abbiamo fatto un lavoro a Mind Expo qua vicino, dove ci sarà il futuro hub tecnologico dopo Expo. L'università ha voluto testare degli ortaggi e quindi noi manifestazioni di interesse all'interno del distretto. Il distretto ha manifestato l'interesse delle aziende. Queste aziende abbiamo lavorato in 5 aziende su un terreno che saranno stati 800 metri, abbiamo lavorato insieme, abbiamo messo giù pacciamante, abbiamo coltivato gli ortaggi e dopo l'università andava a fare i suoi trattamenti perché vuole in futuro vorrebbe produrre il cibo vicino a Expo, a Ex Expo a Mind. Quindi è stato un lavoro di collaborazione fra aziende che è molto importante perché ci uniamo per fare un lavoro comune perché ci crediamo anche, capito? È una cosa molto positiva. Ecco, poi stipula accordi con convenzioni di enti pubblici, ne abbiamo fatti, guardate, ne abbiamo fatti veramente, saranno più di 15 sicuro, comune di Parabiago in primis è stato, che ci ha affidato anche i terreni comunali perché doveva fare un bando con Expo, ERSAF, compensazione, infatti abbiamo Siepi Filari, la nostra prima zona umida, l'Oasi Paradas, che per scelta comunale comunque è chiusa al pubblico, e invece è stata fatta poi un'altra qua a Ro 2 anni fa con un bando cariplo, questa di Ro è visibile, è stupendo, questa è stata proprio anche una collaborazione diretta con Legambiente, Lorenzo Baio, che oggi mi sembra non è presente, comunque veramente sono orgoglioso perché è uscito un bel lavoro e questa qua è fruibile, è un ottimo riscontro anche per la popolazione perché vede che effettivamente se tu anche volendo gli chiedessi quel 50 centesimi in più di tasse perché crei degli ambienti dove sono fruibili, questi secondo me te li danno volentieri. Eravamo andati a Grenoble con un progetto interregionale di Regione Lombardia nel 2016-15 e lì avevano fatto una cosa del genere, avevano chiesto alla popolazione cosa volete, che gli agricoltori stanno qui e mantengono le montagne, cioè le colline che ci sono intorno a Grenoble, eravamo in Francia, oppure lo lasciamo e mettiamo qualche tassa in più. Hanno scelto di lasciare in mano gli agricoltori e pagare qualche tassa in più per mantenere il territorio. Queste sono scelte azzeccate e condivise, secondo il mio parere. Infatti là hanno fatto così, hanno messo le capre, hanno messo una famiglia che voleva gestire le capre, fanno i formaggi, quindi c'è bisogno di verde nell'ambiente. Dopodiché, intenzione di marketing e promozione coordinata riguarda appunto anche le vendite, che adesso questa l'andremo a implementare molto di più quando questo bando crescita del distretto del Cipro avrà un suo seguito perché l'idea del DAO, del distretto, è quella di avere dei luoghi diffusi di vendita all'interno del suo territorio con le varie aziende agricole socie, non uno solo centrale dove le aziende portano i loro prodotti, ma tanti diffusi nelle aziende, così c'è anche proprio una vicinanza dei cittadini alle aziende. Se sto parlando troppo, fermatemi perché mi sembra che. Dopodiché, ecco, questo qua è il nostro territorio. Questo qua è il territorio del distretto agricolo Valle Olona, comunque si va anche un po' più su a nord. C'è un errore, questo che è Parco del Mediolone, invece questo è Plis dei Mulini, questo è Plis dei Mulini. E sarebbe una bella cosa, secondo me, ma secondo anche la visione di molti. Parco Mediolona che è Fagnano Olona. Plis dei Mulini e Plis Bassolona. Questo sarebbe un bel parco da unire, con una bella ciclabile che si passa dentro. Per me qui si potrà parlare e c'è l'appoggio del distretto, se ne parlerà insieme naturalmente, se possiamo crearlo. Poi vabbè, il Parco del Roccolo e sotto c'è il Parco Sud Milano e di qui c'è il Groane, dalla parte di qua c'è il Groane. Quindi c'è un altro lavoro che dovremmo fare importante che mentre andiamo avanti ve lo spiego. Questo qua è il fiume Olona, ecco, fiume Olona. Questo qua è il Villoresi. Dopodiché c'è anche lo scolmatore. Scolmatore è questo, scolmatore. Quindi qui c'è da fare veramente una connessione di sistema verde-blu che è eccezionale, secondo me. Beh, non secondo me, secondo molti, la visione di molti.
Passiamo alla prossima. Ecco, questa qua è la zona umida del Plis Bassolona, è una zona veramente fantastica. Entra l'acqua, questo è stato fatto, realizzato con un, purtroppo secondo me, però non c'era altra possibilità, con un telo impermeabile. Sotto qui c'è un telo impermeabile perché l'acqua entra ma non esce, perché è troppo alto il livello, non riesce a rientrare nell'olona. Quindi va regolarizzata l'entrata dell'acqua per mantenere costante il suo livello. Ma guardate che bellezza, dietro ci sono i palazzi, che siamo in centro, quasi centro Rho, però io secondo me proprio un successo. Questo è stato creato, ecco, la nostra collaborazione anche con Ersaf, è stato creato l'apertura del Riale. Questo era il vecchio Riale, in fondo qui a sinistra c'è l'Olona. Questo Riale portava l'acqua nel centro di Rho e è stato riaperto per portare l'acqua appunto alla zona umida. Quindi è stata ridata acqua a dei terreni, questi che non l'avevano più di fatto perché era stato chiuso. Ecco, i distretti rurali milanesi. I distretti rurali milanesi, il primo che è stato costituito è stato quello del TAM, il distretto agricolo milanese, voluto fortemente dalla città di Milano, quindi più che altro lui lavora nel centro di Milano. Poi dopodiché il nostro distretto agricolo dell'Olona, della Valle Olona, Riso e Rane, che si occupa, questo qua viola, Riso e Rane che è concentrato anche da zone vocate a riso, è concentrato molto sul riso. E quello delle Tre Acque Dinamo, che stiamo collaborando tantissimo. L'altro giorno abbiamo avuto un incontro perché appunto stiamo lavorando tantissimo, tantissimo, perché ci crediamo veramente, per fare questa ciclo pedonale sullo scolmatore dal Seveso sino ad arrivare ad Abbiategrasso. Quindi sarebbe un anello di congiunzione pazzesco. La parte più difficile è proprio qua da noi, perché ci sono delle infrastrutture notevoli, autostrada, ferrovia, ma c'è il collegamento con le Groane. Dopodiché tu sei a Bareggio, Cisliano, attraversi tutta la campagna, arrivi a Abbiategrasso, ti ricolleghi col Ticino, con i Navigli. Questo è un progetto stupendo. Se riusciamo, con anche Rho, Comune Capofila, che ci crede tantissimo in questo progetto, con AIPO naturalmente, Regione Lombardia, sarà un altro, come se fosse un altro naviglio. Certo, magari cambieremo il nome perché scolmatore tanti non è che gli piaccia, ho sentito, però questa qua è una stupidata. Ok. Allora, azioni svolte dal DAVO, niente, con il coinvolgimento dei soci, come vi ho detto, incontri, sopralluoghi, assistenza, affidamento lavoro, facciamo anche qualche mercato. Adesso, ad esempio, con Explora stiamo vedendo di costituire, fare degli itinerari rurali all'interno del nostro territorio. Ognuno pensa per i suoi, il Dinamo sta pensando per i suoi, che è l'altro distretto, noi per i nostri. Dopo questi vengono tutti messi dentro a disposizione dei cittadini, e quindi ciclo pedonali, questi possono fruire delle nostre campagne. Poi l'ACUS di Milano, l'ACUS sarebbe l'accordo quadro sviluppo territorio, dove siamo dentro tutti i distretti, è entrato anche Villorese e il consorzio Fiumelona. Questo qua è, diciamo, un grosso calderone dove noi mettiamo dentro tutti i progetti dei distretti e troviamo, diciamo, le opportunità per poterli portare avanti. Ne fa parte appunto Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano. Quindi siamo dentro in molti e perseguiamo gli obiettivi di portare innovazione dei progetti importanti per il bene comune, anche per migliorare, insomma. Compensazioni ambientali per Expo, quelle che dicevo prima, con l'Oasi Pare del Saparabiago, con piantumazione di siepi e filari. Poi partecipazione al bando nazionale del distretto, quello che vi dicevo prima. Aspetti, scusate, che abbiamo fatto prima progetto crescita, e poi sì, partecipiamo anche al contratto di distretto del fiume, contratto, partecipazione al contratto del fiume Olona, quindi per perseguire diversi obiettivi. Poi azioni svolte ancora, gestione dei terreni comunali, anche ad esempio Rho ci ha affidato della gestione agroforestale dei terreni. Parabiago ce li ha affidati, noi li abbiamo girati ai nostri soci con dei contratti d'affitto, anche il comune di Canegrate.
futura gestione della remediazione a Nerviano, abbiamo presentato un progetto che secondo me è un progetto bellissimo, bellissimo perché vogliamo renderlo fruibile ai cittadini. Io sono per la fruibilità. Se tu investi in qualcosa e lo tieni chiuso, le persone non si rendono conto di quello che hai fatto. Allora, prima di tutto è di protezione idraulica, perché se esonda bozzente si deve riempire. Sono 16 ettari, ma abbiamo presentato un progetto. Se poi bisognerà limare qualcosa, perché non tutto potrà essere accolto, ma se dovesse andare a compimento, è comprensivo di didattica, è fantastico, subirrigazione. Però vabbè, noi interlochiamo molto appunto con Regione Lombardia e AIPO stessa e i comuni Nerviano e Plis dei Mulini. Gestione aria laminazione San Vittorio Olona, che se tutto dovesse andare bene entro fine anno dovrebbero iniziare i lavori, quindi adesso li abbiamo in gestione noi, le stiamo mantenendo, teniamo anche d'accordo col Plis dei Mulini le varie pulizie, la Greenway, perché c'è una strada nuova da percorrere in bicicletta all'interno. Ce n'è da fare, ma anche qui abbiamo presentato, tramite studiato insieme all'UNIMI, l'Università di Milano, abbiamo studiato un progetto agricolo. L'intenzione, quando saranno pronte le vasche, sarà quella di fare l'allevamento della razza varzese al pascolo, razza varzese che è stata in via di estinzione e ancora a rischio, quindi bisogna cercare di salvaguardare la razza. E stavamo pensando a un progetto, abbiamo fatto un monitoraggio dei pascoli, adesso l'erba che c'è, è stato fatto un lavoro fatto bene, l'erba che c'è, per poi ricrearla dopo, quando ci daranno in gestione direttamente le aree con la stalla Giulini, che sarebbe la stalla lì vicino dove faremo e sarà anche didattica. Dopodiché progetto di riqualificazione del canale scolmatore, ve ne ho parlato prima, e poi noi abbiamo come distretto agricolo l'interazione con varie direzioni e società della Regione Lombardia, la stessa ERSA, abbiamo lavorato benissimo insieme, Città Metropolitana, Parco Agricolo Sud Milano, Consorzio Villoresi, Bismulini, Bubetti, Roccolo, Associazione degli Ambienti WWF, che è qua vicino a noi, e le cooperative sociali. Tra l'altro nel progetto crescita del distretto dei cibi è entrata una cooperativa sociale che è appunto agricola, che ha appunto intenzione anche di fare del pane, quindi c'è da lavorare molto. Io sono comunque soddisfatto. L'importante è dialogare sempre, dialogare con tutti, e specialmente anche con la cittadinanza, gli enti e Legambiente. Io sono contento, e se dobbiamo perseguire un obiettivo di creare un parco dell'Olona, sediamoci al tavolo, che già l'anno scorso dovevamo parlare, poi è arrivata la pandemia, ci siamo dovuti, siamo un po' rallentati un po' il tutto. Grazie, scusate se mi sono dilungato un po' troppo, grazie a tutti. Grazie Caroni. Hai presentato veramente una complessità di azioni, di attività molto significative sulle quali state lavorando. Diamo la parola adesso a Stefano Andreazza, apicoltore, che parlerà appunto di agricoltura nel Parco del Roccolo e dei Mulini. Qualcuno ha tolto l'audio. Ci sono? Sì, ci sei. Ok. Allora, volevo centrare, dopo questa bellissima presentazione di Giuseppe Caroni, che ha parlato di tutto quello che fanno gli agricoltori, per presentare un quadro il più realistico possibile di quello che sono oggi il Parco del Roccolo, in modo specifico il Parco dei Mulini. Sono due aree vicine, contigue, che non si capisce perché non siano assieme, ma che hanno delle caratteristiche abbastanza diverse. Il Parco del Roccolo, più antico, nasce per tanti motivi ed è una delle aree
più o meno protette della nostra zona. È un'area dove non si è più costruito, dove c'è tantissimo ambiente, ma se guardiamo i numeri ci rendiamo conto di quanto sia un parco agricolo. Cioè, negli organi direttivi del Parco del Roccolo siedono molte persone, siedono gli agricoltori, siedono il responsabile della cittadinanza, addirittura le associazioni della caccia. Il Parco del Roccolo è composto da 1600 ettari attualmente. Se guardiamo i squisiti numeri, vediamo che di questi 1600 ettari, 1500 ettari sono coltivati da agricoltori. Quindi gli agricoltori che oggi non sono più il contadino di una volta col piccolo trattore che coltivava dei piccoli appezzamenti, è diventata una vera e propria impresa agricola. Attualmente le aziende che interessano il Parco del Roccolo non sono tantissime, sono delle grosse aziende altamente meccanizzate, con degli investimenti che superano i centinaia di migliaia di euro. Sono delle vere e proprie imprese. Questo è quello che condiziona tutto il paesaggio del Parco del Roccolo, quindi l'ambiente agricolo, tranne qualche piccolo pezzettino dove risiedono ancora delle aree un pochino degradate, ma perché i nostri boschi sono praticamente scomparsi, ma la grandissima parte del Parco del Roccolo è un parco agricolo, quindi è coltivato. In realtà però tutto il territorio incide su una popolazione di diverse decine di migliaia di persone, perché basti pensare che fra Rola e Legnano ci abitano più o meno 350.000 abitanti, ci rendiamo conto di quanto sia stato fruito il Parco del Roccolo in questi anni, soprattutto nell'ultimo anno. Quindi i nostri agricoltori, che non sono un grandissimo numero, con grosse imprese imprenditoriali, nel vero senso della parola, perché pensiamo che una medio-grossa impresa agricola delle nostre zone ha un investimento solamente in macchinario di qualche milione di euro, e non sbaglio di molto, vediamo quanto condiziona la nostra vita. In realtà il Parco del Roccolo però è frequentato anche da tutti, le persone che non sono agricole, quindi dal semplice passante, da chi vuole fare ambiente, giustamente, da chi vive il parco solamente dall'esterno come polmone verde. E quindi ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo per forza trovare un punto d'incontro fra questa grossa coltivazione agricola di oltre 1500 ettari e tutto quello che è la fruibilità normale delle persone, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista paesaggistico. Aggiungo una cosa, che tutta la rete di parchi sono assolutamente importanti per una rete di passaggio ecologico nord-sud, quindi dall'Alto Olona fino al Basso Olona, dove solo queste aree possono permettere un passaggio di fauna e di flora assolutamente riservata. E in senso est-nord, perché tutto il canale Viloresi e tutta la rete ecologica del Parco del Roccolo collega sostanzialmente il Ticino Ladda, quindi sono estremamente importanti. Quindi io sono assolutamente convinto che sia fondamentale trovare un punto di incontro fra le aziende agricole, che di fatto condizionano quello che è l'ambiente e il paesaggio e fanno impresa su questi territori, a tutto quello che va intorno, che fruisce del Parco del Roccolo. Non può essere assolutamente gratuito, però. Rendiamoci conto che attualmente le aziende agricole con investimenti di centinaia di migliaia di euro in realtà producono un reddito molto basso, nel senso che coltivare un ettaro di mais oggi, Giuseppe, correggimi se sbaglio, ma parliamo di circa 2.000 euro ettaro, ho trovato i dati, sopra a nord del canale Viloresi un ettaro di seminativo di cereale Vernino ha un costo di produzione di 1.000-1.200 euro ettaro,
per un ricavo di, quando va bene, dato che i prezzi sono assolutamente stracciati, di forse 100, 150, 200 euro ettaro. Quindi l'agricoltore che investe oggi in tanto lavoro, in tanta professionalità e ci mette veramente del suo e condiziona veramente la vita di tutti quelli che vivono intorno al parco, in realtà ha un reddito che è sempre carente. Perché così è, perché attualmente un quintale di mais credo che costi meno di 20 euro, quindi per forza di cose deve operare su certe misure di scala per poter stare in piedi come impresa. Del resto bisogna anche dal lato nostro, quindi dal lato del DAVO, che spero che si faccia promotore di iniziative green su questo, specialmente sulla zona dei parchi, deve farsi promotore assieme all'ambiente, assieme agli enti, assieme soprattutto agli enti parco, con il Parco dei Mulini e il Parco del Roccolo, a cercare di migliorare la situazione. E faccio un esempio proprio specifico. Mentre si sono molto migliorate le tecniche produttive di conduzione, abbiamo ancora un enorme, enorme problema di agrofarmaci dati sul mais. La coltivazione principale a sud del Villorese, nel Parco del Rocco, è sostanzialmente il mais, perché è l'unica coltivazione che dà un minimo di reddito all'azienda agricola. Dobbiamo anche renderci conto che 1.000 ettari coltivati a mais dal Villoresi fino ad arrivare sotto Nerviano comportano più o meno un centinaio di chili di agrofarmaci solamente per la piramide del mais. Io ho parlato l'altro ieri con il tecnico che fa i trattamenti bio con i droni. Lui mi dà una capacità di apparentemente non fanno danni perché si vedono poco le connessioni, ma in realtà distribuiscono nell'ambiente, sono assolutamente legali, intendiamoci, però distribuiscono nell'ambiente chili e chili di insetticidi, e questo va poi a vanificare tutto quello che è la valenza ambientale del parco. Del resto l'agricoltore non può fare a meno di farlo, ma se Davo in testa, perché spero che se ne faccia promotore, comincia a fare delle prove, ma soprattutto con il supporto del parco e con il supporto di tutto chi occupa intorno al parco, quindi Legambiente, piuttosto che ha un costo assolutamente paragonabile a quello dell'uso dei trampoli, usare i droni, quindi con sistema biologico di rilascio dei competitori naturali della piramide del mais in fase D, a un costo assolutamente simile, possiamo non buttare tanti insetticidi. Questo, secondo me, l'agricoltore deve cominciare a capirlo, perché è vero che è il suo campo e lui deve fare tutto quello che deve fare per avere un reddito, però dobbiamo anche renderci conto che intorno al campo c'è tutto il resto della fruibilità urbana che ormai abbiamo vicino. Quindi chi passa in bicicletta, chi ci porta il cane, tutta la parte ambientale, quindi tutta la microflora, la microfauna che vengono in qualche maniera toccati da queste cose. Io ho parlato l'altro ieri, Giuseppe, correggimi se sbaglio, quanto costa un trampolo oggi? 50-60 euro ettaro? Io ho parlato l'altro giorno che con una superficie di meno di metà del roccolo, quindi facendo prima delle prove di efficacia, attualmente siamo con i droni che tra l'altro non pestano il campo di mais e possono essere usati anche in caso di campo bagnato, siamo intorno alle 75 euro a ettaro, e in una giornata possono trattare 100 ettari esattamente come trampoli. Questo vale anche per alcuni tipi di coltura. Io nell'incontro della volta scorsa con Paolo Lassini avevamo parlato, anche con Marzio, avevamo parlato della possibilità di utilizzare tutto quello che sono i fondi pubblici del PSR, piuttosto che tutte le risorse dei parchi, per cominciare a non coltivare il Parco del Roccolo, ma se un agricoltore coltiva
coltiva 100 ettari di mais, forse la rotazione agraria permette anche di avere un reddito maggiore all'impresa se in questi 100 ettari se ne mette 1, 2, 3, 5 anche di terreni che sono lasciati un po' più ambientali. Non vuol dire che io non coltivo il campo, semplicemente vuol dire che un anno sì e due anni no, ci pianto il mais e l'altro anno ci pianto fiori, medica, ci faccio un taglio in meno sul fieno. In un campo di un nostro agricoltore qua vicino a Legnano, abbiamo fatto un esperimento l'anno scorso seminando fiori su un campo incolto, lasciato incolto per un anno, ed è stato piantato orzo quest'anno. Ora chi va là a vederlo, vi do l'indirizzo, è dietro al viale Toselli a Legnano. L'orzo piantato è esattamente il doppio, alto il doppio rispetto allo stesso orzo piantato a fianco dove non erano stati coltivati i fiori. Questo perché uno dei grossi problemi delle nostre aree è la mancanza di sostanza organica nei terreni, quindi vanno sempre integrati con quantità di coconcimi, perché altrimenti la rendita agraria cala. Io sono assolutamente convinto che con un aiuto gli agricoltori possono avere un reddito più alto e si può fare molto 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 più ambiente di quello che si fa oggi, perché ripeto, il reddito agrario oggi di coltivare un campo di mais è assolutamente basso, stiamo parlando di sotto 10% di reddito di un'impresa. Molte aziende agricole, quei cali dei prodotti agricoli sono veramente in crisi. Io ho sentito il nostro agricoltore del Davo dire: ma cosa pianto l'anno prossimo? Cioè, non so cosa piantare perché non so cosa mi può dare un reddito che mi soddisfi almeno i costi di lavorazione. Credo che molte aziende, se non ci fosse la PAC, sarebbero veramente in crisi. Io credo, ho sentito prezzi anche dei fieni dove, per esempio, il parco dei mulini ha una caratteristica diversa dal parco del roccolo, dove al posto del mais, anche se anche lì ci sono zone irrigue, la presenza di prati stabili e conseguente ambiente è molto molto più diffusa. Cioè, se partiamo da Canegrate a Legnano, vediamo un ambiente completamente diverso, e chi fruisce, quindi chi passeggia, ha una fruizione veramente diversa. E tutto l'ambiente stesso, perché parliamoci chiaro, io ho le api, lavoro qui in mezzo all'ambiente, da San Lorenzo, da Parabiago, da qua abbiamo dovuto spostarci verso Legnano, San Vittore, dove c'era un po' di prato, perché qua ci morivano di fame, punto. Non ci sono cose di mezzo. Ma questo non vale solo per le api, vale per tutto l'ambiente. Io ho visto dei pezzi di coltivo lasciati incolto anche solo per un anno, dove non c'era la popolazione, non c'era insetti strani, e dove anche parlando con i nostri agricoltori del Davo mi dicono: io faccio una rotazione regolare, quindi non un ristoppio di mais continuo, e non hanno problemi di trattamenti insetticidi sulla piramide, che per noi è il problema più grosso. Cioè, le nostre imprese, la piramide provoca poi delle possibili microinfezioni nel prodotto finale, quindi nei foraggi e nelle vacche da latte. E chi utilizza un modo di una gestione agricola fatta con una rotazione ferrea, ha un reddito maggiore, ha un costo minore di trattamenti, e ha anche fa anche indirettamente ambiente. Io sono assolutamente convinto che l'impresa deve comunque avere un reddito. Non può essere lasciata a se stessa, e quindi va, secondo me, guidata dal Davo, quindi con opportune indagini sperimentali, voglio dire. Ad oggi non so quanti del Davo abbiano mai sperimentato il competitore sulla propria piramide, però sono stati coltivati 5.000 ettari di mais con ottimi risultati in Brescia, Bergamo, Cremona, e quindi tutte le direzioni, tutte le misure devono per forza andare in queste direzioni.
la fruizione pubblica di questi parchi devono, come stavamo parlando prima della riunione, devono dare anche però una possibilità di rispetto verso le aziende agricole. Va benissimo la presenza degli animali nel nostro parco, ma rendiamoci conto che oltre ai campi di mais ci sono i prati, quindi entrare in 10 in un campo con quattro cani vuol dire pestare il lavoro povero purtroppo delle nostre imprese agricole, ma non solo. Stiamo appendendo in questi giorni, stiamo facendo girare dei cartelli di tenere assolutamente i cani a guinzaglio nel parco del Roccolo e anche nel parco dei Mulini, dove c'è meno presenza, perché stanno partorendo in questi giorni i nostri ungulati. Nel parco del Roccolo ci sono moltissimi caprioli, fanno i cuccioli, li lasciano abbandonati quando la madre si nutre durante il giorno, e la presenza di cani non al guinzaglio nel parco del Roccolo attualmente in questi giorni è estremamente rischiosa, perché rischia veramente di fare danni. Dove c'è una presenza di massiccia, io non ce l'ho assolutamente, non voglio passare con io ho 5 pastori tedeschi, quindi non mi metto nelle parti di chi non ama i cani, però secondo me quando si attraversa una siepe boscata i cani vanno tutti a guinzaglio, perché la presenza di tutta quella fauna che illustrata benissimo nei libretti illustrativi del Parco del Roccolo sta scomparendo, perché nessun fagiano, nessuna lepre, nessuna pernice, nessuna quaglia può nidificare se ogni 3 secondi ci passa un cane in mezzo alla siepe andando a nusare. E questo è quello che vedo tutti i giorni, e qualsiasi agricoltore vede tutti i giorni davanti ai propri occhi. Io sono assolutamente d'accordo con Giuseppe quando dice che siamo contenti di vedere la gente nei parchi, perché i parchi dobbiamo viverli noi come azienda agricola, ma devono viverlo anche i cittadini, e dobbiamo assolutamente essere contenti che ci vada la gente nei parchi. Ma dobbiamo chiedere anche il rispetto di chi vive i parchi, perché altrimenti non ne possiamo uscire. Non ne possiamo uscire, perché tutte quelle belle cose didattiche che abbiamo fatto nel corso dei 20 anni nel Parco del Roccolo, quindi tutti i volantini sulla flora spontanea del Parco del Roccolo, andiamo a vedere a 20 anni di distanza cosa è rimasto di questo. È rimasto veramente poco, perché è cambiata l'agricoltura in questi 20 anni, è cambiata. Io non ho il trattore, non ho forse mai guidato un trattore. Però ricordo 20-30 anni fa c'erano trattori di una misura modesta, c'erano le stradine che attraversavano il parco con l'erbetta in mezzo. Attualmente i trattori sono grossi 6 volte quelli, non hanno più spazio alle siepi, sono state tagliate perché non ci passa più il trattore, perché danno fastidio. I nostri agricoltori, bravissimi, ma vanno a tagliarli in modo sbagliato. Poi c'è qualche guardia ecologica che gli va a dire: guarda, li ho tagliati sbagliati, dice, ma qua è roba mia, faccio come voglio, gli rispondono male. Quindi ci deve essere un rispetto reciproco fra aziende agricole, ambiente e fruitori tutti del parco. È un discorso assolutamente fondamentale. 1.600 ettari con 1.500 ettari coltivati agricoli sono importantissimi, perché fanno di questo polmone verde in una zona talmente urbanizzata una delle pochissime cose dove si possa veramente vivere, farci una passeggiata, ma anche fare reddito come impresa agricola. Io sono veramente convinto che si possa arrivare ad avere un dialogo e una sperimentazione per cominciare anche l'azienda agricola a fare un po' più di ambiente e lasciare quell'ettaro, quella siepe boscata, quel pezzettino di ettaro intorno con una rotazione, non con un greening fatto, ho messo l'erba tanto per l'abbandono, ma proprio per fare ambiente per tutte le specie che vivono nel parco e vivevano. Guardate che l'ambiente è stato de deteriorato nel corso degli anni, ma qui da me abita stanza è da 2 anni che è arrivato l'assiolo, che è un rapace notturno di piccola dimensione, che è estremamente raro. Tutte le sere chi viene qua a casa mia lo sente cantare.
Quindi la presenza di rapaci notturni è assolutamente, assolutamente importante. Sulla strada di casa mia adesso sta piovendo, non c'è, ma è una settimana che si ferma un upupa. Stava probabilmente migrando, ha fatto una settimana qui ferma davanti a casa mia. Se contiamo a buttare veleni noi come aziende agricole, anche in modo assolutamente legale, lecito, ma dobbiamo cominciare a capire che dobbiamo mettercene un chilo in meno, magari dando un diserbo in meno sui fossi, anche se non mi dice niente nessuno, magari usando le minime lavorazioni dove ancora non si usano, ma usandole bene. E io ho visto, non nel Parco del Roccolo, ma a sud della Statale 11, campi interi di ex mais piantati, lavorati sul sodo con la minima lavorazione, diserbati con la fioritura in piena fioritura. Quindi dato il diserbo sul fiore in pieno, ma parliamo di decine e decine di ettari. Chiunque si fa una passeggiata oggi nel Parco del Roccolo vedrà campi immensi di colza, che è una ricchezza per tutti, una ricchezza per gli occhi. È una coltura alternativa per l'azienda agricola, che comunque i prezzi dei semi da olio attualmente sono, mi sembra, abbastanza alti. Io continuo a vedere anche campi di colza con dentro i segni dei trattori che gli stanno dando l'insetticida durante la fioritura, ed è un reato. Quindi attenzione, anche da noi agricoli cerchiamo di non dire siamo agricoltori, siamo bravi per forza. Siamo bravi fin quando siamo bravi, ma dobbiamo anche fare osservare le varie normative, perché ci stanno facendo disastri. Io ho visto un campo di colza, si vede benissimo da Ponte di Rossi, passato sopra, non so di chi sia, passando sopra di Ponte di Rossi si vede un campo di colza con i segni proprio pieni del trattore che è entrato dentro con una pesticida. Se fosse stato dato prima dalla fioritura forse era meglio, non in piena fioritura. Quindi queste piccole attenzioni vanno fatte dalle aziende agricole, dalle associazioni come l'ambiente, quindi la porre sempre in un rapporto reciproco di rispetto con le aziende agricole, non dire l'agricoltore non è bravo perché non fa, e soprattutto da chi fruisce il parco a livello di cittadinanza. Uno dei problemi delle nostre zone, per esempio, è la mancanza della rete irrigua, cioè che si sta rovinando proprio per i prezzi agricoli. C'è una grossissima parte di rete irrigua del Viloresi, sostanzialmente da me, da Villa Stanza, andando verso Cacacasorezzo, che non viene più aggiustata, non viene ripristinata, per il semplice motivo che costa di più l'acqua del Viloresi aggiustare un canale piuttosto del fieno che della resa del fieno. E questo non è giusto, perché oltre a non dare reddito all'azienda agricola, non dà paesaggio e non dà ambiente, perché quando c'è un canale che passa, dove passa l'acqua, vediamo subito come si crea ambiente intorno, con la siepe boscata, con i fiori, con gli animali che ci vivono, con tutta la rete che in pochissimo tempo si va a creare. Perdere questa ricchezza che è stata fatta nel corso di cent'anni è veramente un peccato. Questo si può fare solamente dando un reddito all'azienda agricola, non ci sono alternative, che a questo punto devono essere aiutate, sia dal parco, sia dal DAVO, cioè con la supervisione del DAVO, che è estremamente importante in questa fase, proprio perché riesce a raggiungere dei finanziamenti, dei bandi che il singolo agricoltore non riuscirebbe a fare. Credo che ci sia spazio per lavorare molto molto assieme nei prossimi anni, e sono convinto anche che ci sia tantissimo da fare. Una delle cose, la rete del canale scomatore, è una delle cose più belle che abbia visto negli ultimi anni. Per chi conosce lo scomatore sa che in moltissime zone era stato praticamente lasciato a se stesso, quindi c'erano boscaglie, c'erano percorsi che non erano nemmeno agibili. Quindi credo che sia uno dei più bei progetti. Stessa cosa vale per le vasche di eliminazione, sia Nerviano sia San Vittore. È una delle più belle aree che abbiamo nelle nostre zone. Se fossero un po' più green, secondo me sarebbe meglio. E chiedo il vostro parere, naturalmente. Grazie Stefano. Hai fatto una panoramica
abbastanza ampia e anche con una visione un po' più di un'agricoltura meno impattante. Poi sicuramente sono curioso di sentire Caroni un po' su quanto hai esposto tu. Io sono convintissimo, Claudio, che l'agricoltura dovrà essere sempre meno impattante, perché qui non siamo in mezzo al deserto, siamo in mezzo a 1 milione di abitanti. Però a Legnano siamo 350.000, abbiamo decine di persone che vogliono i nostri prodotti. Noi non li produciamo perché facciamo fatica, perché la nostra azienda media deve essere sopra tot centinaia di ettari per poter stare in piedi. Quindi non ha interesse naturalmente piantare una verza, però dobbiamo renderci conto che in tutti i parchi, in tutte le zone dove c'è un connubio fra agricoltura e ambiente, l'agricoltore è in prima linea sempre a fare la guida nel parco, piuttosto che a spiegare, piuttosto che a fare didattica, piuttosto che a vendere i prodotti. Non lo sta facendo in alcune zone, la nostra zona fa veramente fatica a farlo. Bene, lasciamo. Volevo evidenziare che un'altra domanda che poi, vabbè, la faccio subito poi. Che tu evidenziavi, Stefano, l'aspetto del Parco dei Mulini, che c'è molto, diciamo, è molto il paesaggio, è molto anche di prati, verde, di natura. Non abbiamo citato il fatto che però sono previste anche delle vasche notevoli, delle vasche di laminazione abbastanza pesantine. Speriamo, dato che saranno gestiti poi dal Davo con il progetto della Varzese, con il progetto di metterci le api, di fare boschi fioriti e coltivare una piccola parte in ambiente in modo green, speriamo che abbia un impatto veramente basso. Sono contento che le vasche di laminazione siano gestite. È vero, dire vasche di laminazione sembra che sia un cantiere immenso, ma secondo me se i progetti vanno come vanno fatti, come sono stati messi in piedi finora, io la vedo solamente bene. Va bene, lasciamo la parola a... Agostini, posso solamente intervenire un attimino, che visto che lei prima... Paolo, scusami. Scusa, Carone, facciamo prima intervenire Paolo Lassini, va bene, così concludiamo il giro. Grazie. Paolo Lassini, diciamo che è dottore forestale e è direttivo di Lega Ambiente Regione Lombardia. A te, Paolo. Buonasera, mi auguro che vediate bene. Si vede e si sente bene? Sì. Bene, bene, si vede bene, Paolo. Bene. Allora, grazie. Intanto ho ascoltato molto, molto volentieri Giuseppe e Stefano, perché si sono calati nella realtà, sono molto vicini al territorio, quindi hanno detto delle cose molto interessanti. Incomincio subito dicendo che condivido la sfida per un futuro attuabile sulle cose che avete detto. Per me è molto attuabile. Ci vuole la volontà di attuarlo, ma ci sono tutte le premesse per farlo. Allora, vediamo un po'. Gira? Gira, gira. Gira, sì. Gira come vuole, ma va bene. Prova a ingrandire la foto, Paolo. Ingrandisci la diapositiva sotto. Sì, ci provo. No, è meglio che non ci provo, se no faccio guai. Aspetta, devo fare... Aspetta, Paolo, sì, lì dove sei, lì, esatto. Va via questo cacchio di robo. Oh, là, ci siamo? Ok, adesso sì. Oh, bene. Allora, vabbè, questa è la zona di cui stiamo parlando, ma ne abbiamo già parlato abbastanza, no? Ecco, ricordo, ho visto che il rapporto tra il Davo e il Parco dei Mulini è ben consolidato. Non lo sapevo, ho trovato questo accordo di cooperazione che è molto interessante. Allora, io la prendo un po' alla larga e scusatemi se... spero di non divagare, però perché si è detto che una signora diceva che ci vuole una rivoluzione culturale degli agricoli per arrivare a una situazione migliore.
Io dico, da forestale milanese, dico che ci vuole anche una rivoluzione culturale dei cittadini per capire gli agricoltori. E soprattutto ci vuole una sinergia tra queste due componenti, il territorio agricolo e il territorio rurale, che in questo momento non hanno una visione tranquilla di loro stessi. Nonostante che molte leggi regionali, anche nazionali, ma parlino di territorio rurale, cioè come una unità da pianificare insieme, come una cosa che ha una sua visione, un suo significato che non è dato da una somma di elementi. Cioè il territorio rurale non è la somma dell'attività agricola, delle infrastrutture, degli insediamenti, delle discariche, delle vasche di laminazione, ma fanno tutte parte di un territorio. Ridialoga, non è sempre bene la città. Volevo sottolineare quello che è scritto in regione, che è poco conosciuto. La regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dice, la regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti devono essere affrontate. Quindi qua si dice che il suolo agricolo non è importante solo perché produce cibo, ma è importante di per sé stesso. Quindi anche se non fosse coltivato, mantiene la sua importanza. Quindi il sistema rurale, come abbiamo visto, come ho tentato di dire, è formato da un agroecosistema che bene o male è gestito dall'uomo, che sono le aree agroforestali, i boschi, le aree protette, le aree Natura 2000, ma nel territorio rurale ci stanno anche le cave, le discariche, le infrastrutture, insediamenti produttivi, attività extraagricole, insediamenti residenziali, aree degradate e abbandonate. Questa è la situazione. E questa situazione va vista nella sua unitarietà. Non possiamo considerare solo la componente agricola senza considerare le altre componenti. Bisogna raggiungere un equilibrio che vada bene per tutti. L'agroecosistema in particolare, cioè le aziende agricole per sintetizzare, sono fatte da coltivazioni, allevamenti, boschi, aree seminaturali, e questo agroecosistema fornisce dei servizi a tutto il territorio che classicamente sono così schematizzati. Prima di tutto c'è il capitale naturale che è il suolo, cioè il suolo e la vegetazione che c'è sopra e gli animali che ci sono sopra, che è un valore di per sé stesso, al di là del fatto che venga coltivato o meno. Dopodiché l'agroecosistema svolge dei servizi di regolazione importantissimi, ma l'ha detto lo Stefano, per gli animali, ma per la qualità della vita in generale. E poi ci sono i servizi di approvvigionamento, vale a dire di produzione di cibo, eccetera, e tutti i servizi sociali e culturali. Però l'agroecosistema ha anche degli impatti che sono stati ricordati. Le emissioni, l'impoverimento della biodiversità per la monocoltura, il dilavamento delle sostanze nutrienti, le sostanze chimiche. Qua solo una slide per vedere i benefici enormi che l'agricoltura, se diventa equilibrata, può dare al clima. Quale agricoltura per il futuro? Io qua cito questa frase senza leggerla di Mariella Borasio. Mariella Borasio ci ha lasciato un po' di anni fa, ma è stata, come dire, la promotrice di una visione nuova dell'agricoltura in Regione Lombardia. Io sintetizzo quello che lei ha scritto, cancellando il concetto di massima produzione che era tipica della politica agricola comunitaria dello scorso secolo, per arrivare a una nuova necessità delle aziende agricole, un nuovo obiettivo che non è più la massima produzione, economicamente non lo è più, ma è la massima efficienza produttiva,
che vuol dire la massima sostenibilità. Però questo è un concetto da sviluppare ancora. Non è, io penso che non è un agricoltore che non produca, che non vada verso i record di produzione di latte, di litri di latte per vacca o per quintali di prodotto per ettaro, si senta diminuito. Ecco, ma perché? Perché lo traduce in una diminuzione economica, ma in una agricoltura che è già stata accennata, equilibrata, non è così. Vediamo un pochettino l'agricoltura delle nostre zone, che è l'agricoltura che si presta per una sfida futura, perché è una situazione dove l'agricoltura è in contatto forte con l'urbanizzato. È qui che si gioca la sfida di un futuro del territorio. Noi abbiamo un'alta professionalità, produzioni elevate, un mercato che potrebbe assorbire tutti i prodotti delle nostre terre, mentre il mais se ne va da tutte le parti. Abbiamo una situazione, meno dell'1% dei lavori attivi, dei lavoratori attivi nelle nostre zone, gestisce il 50% del territorio. E quindi vuol dire che una minima parte dei lavoratori attivi ha la responsabilità del 50% del territorio. Non solo, ma il PIL di questa attività agricola rispetto a quella totale è molto bassa, è il 2%, si innalza molto se andiamo a vedere poi il derivato agroalimentare. Quindi noi abbiamo poca gente, gli agricoltori, che gestiscono un territorio ampio e che sostanzialmente hanno un volume di affari basso. E questo li rende molto deboli, ma molto importanti. Ancora, in questo momento abbiamo una richiesta enorme, lo abbiamo visto con la pandemia, insoddisfatta di turismo rurale, educazione ambientale e disponibilità per il tempo libero. Ancora abbiamo un paesaggio secolare della Valle del Fiume Olona che si presterebbe a un'identità, a una trasformazione secolare. Abbiamo una normativa in questo momento molto favorevole, sia regionale che nazionale. Abbiamo i distretti, i parchi, le fondazioni, i contratti di fiume. Abbiamo ancora incentivazioni di vario tipo. Io sono convinto, lo dico un po' alla noia, ma in 40 anni di esperienza sono convinto che il raggiungimento dei sogni che ci stiamo dicendo questa sera non è un problema di disponibilità economica, ma è un problema di sinergia e di strategia di tipo politico e di alleanze. Le criticità della nostra agricoltura: c'è una ridotta relazione tra sistema rurale, città e territorio, ma soprattutto dal punto di vista culturale. La città... Si è perso il segnale? Ah. Chiedo scusa? No, si era perso un attimino il segnale, la voce. Vai Paolo, vai. Ah, ecco, le criticità quali sono? La mancanza di un rapporto culturale maturo tra i cittadini e gli agricoltori e il mondo agricolo. Lo vivo dentro come un po' una nevrosi al mio interno, essendo cittadino ed essendo agronomo e forestale. Nel senso che la visione del territorio rurale è nell'opinione pubblica prevalentemente urbanocentrica. E quindi Milano la fa alla grande, per dire. I centri abitati la fanno alla grande e vorrebbero dettare le loro regole al mondo rurale, senza conoscerlo però. E un po' questo vizio è anche dei parchi, mi permetto di dirlo come autocritica anche. C'è la frammentazione, ma non sempre è un problema nelle nostre zone. C'è un problema di consumo di suolo, c'è un uso parziale della potenzialità, vale a dire la occupazione agricola in questo momento è molto bassa, il presidio lavorativo nelle campagne è molto bassa per un'agricoltura che è andata verso la monocoltura, ma che potrebbe, diversificando le coltivazioni e diversificando le attività, occupare il doppio, il triplo della gente.
abbiamo un enorme problema che è la complessità normativa e la burocrazia, anche questo è un'autocritica. Manca l'assistenza tecnica, in questo senso il distretto ha un ruolo enorme, ma le organizzazioni agricole non fanno più assistenza tecnica di fatto. La regione non fa più assistenza tecnica. I parchi fanno poca assistenza tecnica, mentre il pubblico fa un enorme controllo e burocrazia. C'è una mancanza di valorizzazione dei prodotti locali. Dicevo, noi produciamo ettari e ettari di monocoltura di mais che vanno in giro, ma che non vanno a soddisfare il mercato locale. C'è un'incertezza, io sottolineo il problema degli affitti. E qua purtroppo ci sono anche gli enti morali, i grandi enti morali che in questo momento non si mettendo, pensando di fare bene, mettendo all'asta i terreni al prezzo più alto, qualche volta fanno arrivare industriali nel mondo agricolo che poi se ne andranno tra qualche anno lasciando brutti ricordi. Ancora? Ecco, questo è un po' lo schema, l'agricoltore che vede il mondo rurale al centro per un equilibrio del territorio, che quindi deve compenetrare l'imprenditorialità con il welfare e con l'ambiente e il paesaggio. Provo a dire alcuni obiettivi che si potrebbero raggiungere, mettiamo da qua al 2026, da qua al 2030, in un'ottica relativamente recente, per le Olimpiadi, per il Recovery Fund, sono obiettivi facilmente raggiungibili. E dicevo prima, il raggiungerli non è un problema di finanziamenti. E il raggiungerli non vuol dire diminuire i redditi degli agricoltori, anzi innalzarli. Per esempio, ridurre le emissioni dei nostri trattori, delle coltivazioni, accumulare la sostanza organica, non ci vuole molto, nei terreni, incrementare la biodiversità, si incrementa del 20% la biodiversità dedicando il 5% del territorio agricolo a greening. A greening vuol dire a natura, a prato, a siepi, a filari, e è ormai scientificamente dimostrato che dedicare il 5% del territorio coltivato a monocoltura a greening non intacca la produzione agricola. Lo ripeto, non intacca la produzione agricola. Incremento del biologico, dell'integrato e conseguentemente integrato del reddito agricolo. Obiettivi sociali. Facilmente il raddoppio dell'occupazione in agricoltura. L'incremento di servizi di base, cioè della qualità della vita che c'è in campagna. Ci deve essere una qualità di vita, di collegamenti, di servizi uguale a quella della città. Copertura di almeno un quarto della ristorazione pubblica con prodotti del territorio. Non è tanto, ma non c'è. Recupero del 20% della volumetria rurale esistente, che è abbandonata, per servizi di base del territorio rurale e attività agricole e attività extra agricole compatibili. Ho buttato lì delle ipotesi, eh? Questi sono esempi di infrastruttura verdi che possiamo vedere, questo, ma solo per esemplificare, il canale Villoresi può essere una grande infrastruttura agricola, ma in questo momento il quindi l'inserimento di pannelli di campi fotovoltaici anche sacrificando piccole percentuali dell'attività agricola, ma nell'ambito della logica di quello che prevede la legge di comunità energetiche, cioè di autoconsumo della propria zona. Quindi in qualche modo l'agricoltore tornerebbe a fornire elettricità, una volta dava il legno,
e adesso fornirebbe energia all'abitato. E sotto i pannelli, in una piccola percentuale, ci potrebbe anche stare ambiente. Finisco. Quello come io, con la mia esperienza, ma anche condividendolo con molti colleghi, che cosa mi aspetto da tutti siamo in attesa di un parco metropolitano, che è necessario, ne parliamo molto e speriamo che si riesca a formulare e mettere in pratica. Io scrivo un parco metropolitano per lo sviluppo rurale, prima ancora che per la città, per consolidare lo sviluppo rurale. Ecco, io penso che il ruolo di un grande parco, ma come dei PLIS, debba essere un cambiamento di mentalità, e questa è un'autocritica sempre, perché io ho fatto il dirigente pubblico anche nei parchi, l'autocritica nel senso che fino adesso i parchi si sono sbizzarriti troppo spesso nel volere controllare e decidere quello che il territorio deve fare, anche nei particolari. Voler dire dove mettere le piante, cosa fare, ti do i soldi se fai così. Ecco, il nuovo ruolo dei parchi, questo ci vuole sempre il controllo, la pianificazione, ma il nuovo ruolo dei parchi, proprio di fronte alla debolezza della città metropolitana e alla debolezza della regione, deve essere quello di accompagnare lo sviluppo rurale pazientemente, dialogando anche con gli altri enti pubblici, vincendo le loro resistenze e soprattutto non volendo fare le cose il parco stesso, come troppo avviene, ma facendo lavorare tutti gli altri, quindi senza rubare spazio agli altri, ma mettendo, provocando quella sinergia che in questo momento manca, manca veramente. Ci sono alcuni strumenti, gli accordi quadro territoriali e i progetti integrati d'area. Un progetto integrato, il DAVO l'ha fatto, e proprio in questi, io ripeto ancora, il compito dei parchi, io lo vedo proprio nell'accompagnare il processo di arrivo a un risultato, senza occupare spazi che possono agevolmente essere occupati dagli altri. Faccio un esempio di una grande possibilità che dal punto di vista politico è completamente abbandonata. Dal 2012 la regione, quattro direzioni della regione, la città metropolitana, il parco agricolo, il comune di Milano nell'ufficio del singolo, il consorzio Esticino-Villoresi, cinque distretti rurali, hanno sottoscritto un accordo quadro. Con gli accordi quadro si può andare in deroga alle leggi e cambiare tutto. Purtroppo questo accordo quadro ha fatto tante cose, ma è sostanzialmente politicamente abbandonato. L'altro discorso che bisognerebbe occupare, sempre in questi progetti integrati, è una sorta di patti pluridecennali tra la proprietà dei terreni, l'ente pubblico, l'imprenditore agricolo e chiunque ci stia, in maniera da soddisfare gli interessi di tutti. Qualche bella foto per ricordare incontri dove ci siamo, dove abbiamo parlato di queste cose, e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie Paolo, hai fatto una bella... hai motivato e presentato tante proposte che sicuramente portano a riflettere, a magari a suscitare anche delle domande dei presenti che ti hanno ascoltato. Nell'attesa magari portiamo magari la domanda che è stata fatta in chat a Caronni. C'è una domanda che è stata chiesta da Ettore. Se nelle intenzioni del DAVO c'è anche l'intenzione di diventare un distretto agricolo del biologico, dell'agricoltura biologica. Ecco, io riprendo anche sulle ottime esposizioni che ha fatto Stefano e appunto Paolo Lassini. Sinergia, è quello importante.
Allora, il distretto agricolo Valle Olona non impone, prende delle possibilità che ci sono a disposizione anche con gli enti, questi lavori che vengono affidati anche direttamente perché è proprio da Regione Lombardia che si possono affidare agli agricoltori che già mantengono il territorio questi piccoli lavori, ma non possiamo imporre agli agricoltori di diventare biologici. Cioè, io prima effettivamente ho sentito Stefano, per quello che volevo anche intervenire dopo il suo intervento, perché noi dobbiamo competere, rendiamoci conto di questo, noi dobbiamo competere con agricoltura, con importazioni che arrivano dall'estero, come dicevate prima, ci sono gli affitti alti. La PAC, secondo me, comunque è stato anche un fallimento. Praticamente i soldi che sono stati dati agli agricoltori, all'inizio va bene, erano soldi e si mettevano via perché l'agricoltore li percepiva, ma quando i proprietari sono venuti alla fine a sapere che viene dato questa PAC, hanno aumentato subito, bene o male, gli affitti dei terreni sono altissimi, quindi non ci si compete più, non ci si riesce più a starci dentro. Per quello che poi vengono usati anche magari a sproposito i fitofarmaci. Ma diciamo una cosa, io non voglio demonizzare, io sono per un'agricoltura, chi vuole scegliere di fare il biologico lo fa. Per me siamo in un momento di transizione questo, perché tanti si stanno avvicinando al biologico. Tanti si stanno avvicinando. Non possiamo obbligarli. Come diceva prima Stefano, come diceva Paolo, dobbiamo cercare di aiutare. Come si fa? Come si fa? Se noi riuscissimo, come prima è stato detto, che appunto con i droni, con l'agricoltura biologica per la piralide costa 75 euro all'ettaro, noi possiamo fare degli esperimenti, ma quella parte lì, perché se costa 50 con un prodotto fitosanitario, che tra l'altro è registrato dal Ministro dell'Ambiente, quindi diciamo che gli agricoltori comunque hanno dei rigidi protocolli per la lotta integrata, nel senso devono fare il corso di patente, cioè devono fare il corso, devono registrare tutto, quaderno di campagna, cioè noi siamo anche vessati sotto questo aspetto della burocrazia. Ci sono tanti criminali come quando ci sono anche in tutte le altre categorie, ma vi posso assicurare che la maggior parte di noi si comporta come si deve, cioè viene utilizzato, viene rispettato il tempo di carenza. Io nella mia azienda perlomeno i prati sono tutti biologici, ho dei costi maggiori perché quando non gli posso dare il letame compro stallatico perché non posso usare i concimi tradizionali chimici. Quindi i prodotti, ad esempio io produco anche degli ortaggi, della verdura, c'è mio fratello che ha il patentino, lui che li utilizza, ma vengono utilizzati solamente quando ce n'è bisogno, perché si fa veramente anche fatica a fare una produzione controllata. Ma io vi dico, è meglio un prodotto, secondo me, italiano, ma che arrivi anche a, anch'io, diciamo, potrei essere contro l'agricoltura intensiva, ma non demonizzo, perché io preferisco un prodotto da un'agricoltura allevamento intensivo che uno che arriva dall'estero, perché dall'estero io non ho quei controlli che ci abbiamo qua in Italia. Quindi non facciamo proprio l'obbligo di diventare in un certo modo, ma ci arriveremo, secondo me, ma con l'aiuto, con la sinergia di tutti, perché insieme possiamo arrivare a certi obiettivi. Però per il momento siamo in difficoltà perché, come diceva prima anche Stefano, l'ha rimarcato più volte, non abbiamo proprio un piccolo margine di reddito. È tutto l'insieme che si fa fatica. Comunque siamo propositivi, possiamo fare veramente degli esperimenti insieme con anche biologico, perché il DAVO si presta a questo, il distretto effettivamente ce la mette tutta per cercare di fare del bene. Grazie. Aggiungo un'altra cosa, i prodotti, perché poi all'interno del distretto ci sono tanti soci che producono anche dei prodotti e li vendono direttamente, come la mia azienda. La garanzia è quella che noi siamo i primi consumatori del nostro prodotto. Io, ad esempio, una cosa che magari non è d'obbligo e sarebbe anche da fare, a campione sulla produzione che noi andiamo a raccogliere, a vedere se questi ci sono dei residui di fitofarmaci, se non vengono rispettati i tempi,
Questo si potrebbe fare anche sui mais, sui cereali, perché secondo me non possiamo azzardarci di un comportamento scorretto, perché poi cioè, ne va a discapito nostro. Grazie. Grazie Caroni. C'è qualche persona che vuole intervenire, qualche anche amministratore? Se posso intervenire molto, molto velocemente. Intanto vabbè, vi ringrazio per la serata che come sempre è ricca di spunti, di idee, di ragionamenti molto interessanti che poi sono alla base dei ragionamenti che all'interno dei vari plis, questa sera abbiamo parlato tanto del plis del Roccolo, del plis dei Mulini, sono ragionamenti che con i vari comuni che ne fanno parte si stanno portando avanti. Di sicuro il tema dell'agricoltura sempre più sostenibile è una delle tematiche centrali, in particolar modo mi riferisco al Parco del Roccolo, perché come giustamente spiegato un po' da tutti i relatori, in particolar modo dallo Stefano Andreazza, ovviamente il Parco del Roccolo, a differenza del Parco dei Mulini, ha prettamente una vocazione agricola. E quindi la tematica di spingersi sempre più verso un'agricoltura sostenibile è davvero un tema centrale su cui tutti ci stiamo concentrando, a partire anche dal DAVO. Ci sono diverse esperienze di alcuni consociati del DAVO che si stanno già muovendo in questa direzione. Un paio sono anche sul territorio cannegratese e i risultati sono molto positivi dal mio punto di vista. L'importante appunto è avere sempre dei comportamenti, degli atteggiamenti il più rispettosi possibili per il territorio, per l'ambiente e per chi poi fruisce del parco, che non sono solo gli agricoltori ma sono tante realtà associazionistiche piuttosto che il singolo cittadino. Ne parlava sempre bene Stefano di questo punto. Nell'ultimo anno abbiamo visto come per esempio il Parco del Roccolo sia stato maggiormente frequentato rispetto agli anni passati, proprio perché periodo difficile che stiamo vivendo del Covid ha fatto sì che ci fosse, cioè, che la frequentazione del parco sia sempre andata ad aumentare, e quindi riuscire a far convivere un po' tutti i fruitori e chi all'interno del parco ha un'attività lavorativa e che gli deve produrre un reddito per potersi mantenere non è cosa facile. Gli sforzi che come Parco del Roccolo si stanno portando avanti sono tanti, di lavoro da fare ce n'è ancora tantissimo. Il dialogo tra il comitato di coordinamento e le varie associazioni che fanno parte di tutti gli organi direttivi del parco è sempre attivo e dovrà continuare ad essere sempre più costante e continuo. Quindi è importante davvero il lavoro di tutti, l'impegno che tutti stiamo mettendo nelle iniziative e nel voler far tornare i nostri parchi ad essere delle realtà di eccellenza per il territorio. Ecco, grazie. Grazie Assessore Davide del Comune di Cannegrate Capofila del Parco del Roccolo. Volevo ricordare che appunto la giornata di ieri è stata una giornata importante per quanto riguarda a livello europeo. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla protezione del suolo, quindi adesso la Commissione europea dovrà approvare una risoluzione che poi tutti i paesi europei dovranno un po' adeguarsi. Quindi ieri è stata finalmente una giornata che le molteplici associazioni che si sono messe anche per la raccolta di firme sul consumo di suolo, anche in Italia con Lega Ambiente e tante altre associazioni che abbiamo fatto qualche anno fa un'annata proprio per impegnati per far sì che a livello europeo nascesse una direttiva, una legge che insomma tuteli il suolo. Ieri finalmente a livello europeo il Parlamento ha approvato questa risoluzione.
Quindi è stata una bella giornata, insomma, per il suolo, anche specialmente il suolo agricolo. C'è qualche altra domanda? Io se posso, scusa Claudio, volevo fare una domanda a Giuseppe Caronne, poi se qualcun altro vuole ovviamente dare il proprio contributo, ci mancherebbe. Ecco, volevo chiedere, il progetto Forestami, quindi il progetto di cui sicuramente tutti abbiamo sentito parlare, che è un progetto promosso da Città Metropolitana assieme al Politecnico di Milano e altre associazioni pubbliche e private che stanno collaborando su questa progettualità. Secondo voi si può sposare, e se sì, come, con le realtà dei PLIS locali? Quindi mi riferisco in particolar modo al PLIS del Roccolo e al PLIS dei Mulini. Che può essere un'opportunità per il nostro territorio, e se sì, che tipo di coinvolgimento credete possa essere adeguato per la nostra realtà territoriale? Allora, io accenno brevemente, ma poi lascio la parola al dottor Paolo Lassini, che è proprio ha un suo argomento. Ne stiamo parlando, anche l'altro giorno ne abbiamo parlato. Si può. Stiamo facendo anche un progetto insieme al Comune di Rho, ma si può appunto anche sulle siepi, sui filari si può lavorare. Cioè certo non togliamo il terreno agricolo dove stiamo coltivando, però siepi e filari, secondo me il problema che ho detto prima è quello di coniugare la proprietà con dei contratti che è d'accordo per poterli fare con lunghi per permettere che si possa fare insieme, costruire insieme queste siepi filari. Poi in alcune tare, come dice a volte il mio direttore, lo dice spesso, c'è anche un riforestami, ci sono delle foreste effettivamente anche abbandonate dove si potrebbe, che risultano bosco, quindi lì tu non puoi intervenire a riforestare perché risulta già bosco, però invece sarebbe da metterci dei quattrini e non ha tutti i torti, perché effettivamente bisogna migliorare e metterle a posto perché sono abbandonate. Quindi la sinergia di lavorare insieme, proprietà, ente, distretto che c'è ed è presente, e l'agricoltore, si può portare a degli ottimi risultati. Però Paolo sicuramente ha qualcosa da aggiungere, perché è proprio la sua materia, se vuole dire aggiungere qualcosa. No, io aggiungo solo qualcosa, ma poi Marzi invece può completare bene, perché conosce bene il meccanismo. Condivido quello che ha detto Presidente Giuseppe, nel senso che ci vuole un accordo, non basta mettere giù le piante e finanziare le piante, il problema è la gestione di queste reti, non vanno solo piantate, la loro gestione deve essere un progetto unico insieme alla messa a dimora. Quante piante abbiamo visto morire della legge dei nuovi nati nei comuni che sono state regalate? Quindi ci vuole un accordo. Forestami è una grandissima operazione, anche perché è molto propagandata. Ecco, deve essere una sinergia in un rapporto, in una contrattualità di almeno 20 anni però. Marzio, ti chiediamo, puoi intervenire su Forestami, visto che anche il Parco Nord è tra i partner del gruppo di Forestami? Sì. Ci sei? Sì, ci sono, mi vedete? Sì. Ok. Buonasera, grazie Claudio, grazie al circolo di Parabiago, insomma, per queste iniziative. L'altra volta ci avevo fatto una cosa approfondita sui parchi, va. Volevo dire, parto da Forestami, che è la domanda, poi voglio dire una cosa proprio breve, se mi permetti Claudio. La prima è, Forestami è sicuramente, come dice Paolo, un grosso progetto che è partito da Milano, esteso adesso a tutta Città Metropolitana, coinvolge Parco Nord, Parco Sud, ERSAF e Politecnico. Per mettere a terra gli alberi bisogna trovare il suolo.
per poter trovare il suolo bisogna trovare chi poi custodisce questo suolo. Parco Nord abbiamo piantato 500.000 di alberi, ma per curarli ci abbiamo bisogno di un sacco di tempo e di risorse. Questo tempo e risorse possono essere prese in carico anche dal sistema agricolo, oltre che dal verde pubblico comunale, perché Forestami si rivolge un po' a tutto questo, si rivolge alle foreste, quindi alle attività di piantagione per le ambiti più estesi di forestazione, anche al potenziamento del verde urbano dei comuni. Quindi è un'operazione che può sostenere moltissimo le amministrazioni e la costituzione di una rete forestale che venga mantenuta e che non sia, questo lo dico chiaro perché poi sappiamo benissimo come vanno queste cose, non sostitutiva dell'agricoltura. Noi non vogliamo trasformare città metropolitane in una foresta e sparisca l'agricoltura più fertile che abbiamo in Lombardia, nei suoli più preziosi. Deve essere un processo di integrazione. Però nella città trova un grande consenso. Pensate che in piena pandemia, in 7 mesi circa, io sono nel comitato scientifico di Forestami, Forestami ha raccolto quasi 800.000 euro di donazioni di imprese, di cittadini. Moltissime di cittadini, un euro, Banca Intesa ha lanciato la proposta. C'è stata una copertura di pubblicità estesa, anche perché la pubblicità non la metteva nessuno, quindi ce l'hanno regalata tutta sui pannelli di Milano. E le persone legano all'albero e alla foresta, l'idea della natura in città, oggi una parte del loro futuro, cioè ci credono. E quindi la cosa importante che vedete nel sito, ho messo il link, potete andare a vedere, è la rendicontazione di questo processo. Ma la sfida è quella che dice Paolo, la sfida è la gestione e la manutenzione. Nessuno è affascinato da questa sfida, di solito tutti vogliono mettere gli alberi. Quando gli dici no, lo curo, lo sto curando da anni, bah, ti dicono ma quanti ne hai messi? No, io dico quanti ne curo. Quindi il processo deve essere collegato alla presa in carico. Per questo le amministrazioni comunali, la rete ecologica, i parchi, i plis, insomma, sono un luogo ideale. Ma, lo dico ancora, la parte agricola. Io sono molto contento quando sento poi il distretto, sono un fan del distretto, perché ritengo che lì ci sia un processo di cambiamento dell'agricoltura, come si può dire, molto leggero. Leggero, cioè deciso, ma è condiviso. Sono d'accordo anche con le affermazioni sul biologico, tutti vogliamo tendere a quello, ma deve essere una cosa che non si portano presso, tutti devono andare in quel processo, non bisogna lasciare indietro nessuno, non so come dire. Quindi c'è una, come si dice, tensione nel vostro distretto che penetra nella città con tutte le contraddizioni che ci siamo detti, rifiuti, affitti altissimi, speculativi molte volte, come diceva Paolo, derivanti anche da enti che dovrebbero invece favorire processi di abbassamento dei prezzi. Però lì ci sta il futuro, perché io ho visto il Parco Nord, noi non abbiamo tantissime aree agricole, l'area più estesa è quella della Balossa, no? Però sulla Balossa oggi sono venuti agricoltori a chiedere la creazione di frutteti per la raccolta di frutta diretta. È cambiato molto della presenza agronomica, le opportunità dei suoli sono cambiate, mancanza di acqua, più siccità, insomma, e quindi su questo favorisce anche l'inserimento di altri tipi di culture, e lì ci sono giovani agricoltori che stanno facendo una scommessa di un'agricoltura collegata ai prodotti che la città ha bisogno. E qui sono molto d'accordo con quello che veniva affermato, dalla idea che i prodotti agricoli, io mi fido di più di quelli che vengono prodotti qua, ma non per una cosa nazionalista o di che altro tipo, ma perché le nostre regole europee di controllo di filiera sono regole più avanzate del mondo, e dobbiamo avere questa consapevolezza con tutti i limiti, quelli che sbagliano, l'aumento degli insetticidi, cioè il fatto che bisogna andare verso una riduzione degli erbicidi, d'accordo, ma siamo in una situazione di grande controllo, quindi favorire l'integrazione di un'agricoltura urbana prossima alla città, nelle aree anche che sono conservate più belle, è la dimostrazione di come il futuro tra città,
produzione agricola, fruizione, godibilità di spazi verdi possa compenetrarsi. E pensate che noi abbiamo gli spazi più belli perché sono conservati da un sistema dei parchi che ha tutti i difetti che evidenziava già Paolo, molte volte autoreferenziale, eccetera, ma che ha conservato i suoli. Voi andate oggi a vedere la zona della Prevemi, quindi dell'autostrada delle logistiche, io sono stato proprio ad Adda settimana scorsa, c'è un disastro, cioè si sta distruggendo suolo agricolo per logistiche che non dureranno tanto, ma quando abbiamo aree dismesse sulle quali bisognerebbe investire. Anche qua io non sono contro a nessuna attività economica per principio, dico solo che bisogna fare una valutazione sui costi sociali e ambientali che questo produce. Oggi abbiamo un'opportunità di denaro verso le logistiche, queste occupino zone da rigenerare, non vadano a occupare l'agricoltura perché è gratis, i cambi di destinazione d'uso sono facili e addirittura la legge attuale della regione permette con facilità questi cambi e i comuni sono ingordi di oneri di urbanizzazione molte volte. Non è possibile continuare così. Quindi la cosa che faceva accenno prima Claudio dell'Unione Europea è importante perché si va verso una tutela maggiore dei suoli, perché i suoli sono il nostro futuro e i suoli sono l'elemento determinante della natura e dell'agricoltura. Lì sta un po' la nostra scommessa. Quindi quando io dico che l'ambientalismo non può scommettere sul futuro se non c'è un'alleanza con l'agricoltura, che è la parte più difficile da fare per noi ambientalisti, se volete, ma è la porta stretta, io la chiamo così, sulla quale si deve passare. E le cose che ci dice Paolo, che ci dice anche il presidente del Davo, eccetera, fanno, che ci diceva Stefano, fanno già vedere che la mentalità e la cultura è già cambiata anche nel mondo agricolo. Certo, magari non è maggioritaria, magari non è ancora sostenuta tanto, ma i distretti rappresentano questa grande opportunità. E sono proprio convinto di questo perché il lavoro che fate voi con questa differenziazione tra servizi ecosistemici, natura, produzione, fruizione e anche, come si dice, cura della biodiversità è un elemento che fa vedere che c'è una novità oggi nel mondo agricolo e la stessa novità dobbiamo trovarla nel mondo ambientalista. Per questo l'idea di una grande area vasta che si prende cura e che foresta mi diventa un'opportunità non di esclusione ma di integrazione delle politiche agroforestali e politiche ambientali è determinante. Io la dico così per finire. Noi abbiamo fatto una scommessa e i comuni l'hanno fatta sul ciclo integrato dell'acqua, no? Oggi lì non si torna più indietro, è un grande valore. CAP, Brianza Acqua, insomma, sono sistemi di grande efficienza, finalmente stanno investendo nelle fogne, nei sistemi di controllo decisionale del territorio, tutti i limiti naturalmente, però sono imprese che hanno creato i comuni, le amministrazioni. Oggi dobbiamo andare verso il ciclo integrato del verde, non pensare più ai parchi solo come istituzioni di conservazione, ma ai parchi come imprese che mettono in rete verde, agricoltura, fruizione in una scommessa imprenditoriale del territorio, degli spazi aperti. E abbiamo il consenso, perché se noi in 6 mesi di pandemia raccogliamo 800.000 euro per foresta, per gli alberi, no? Capite che c'è da parte delle persone, delle comunità urbane, una grande, dei quelli che io chiamo senza terra, una grande necessità di ambiente e di relazione col mondo agricolo. Quindi guarda, questi incontri e poi quando vedo il Davo veramente mi emoziono sempre di questa vostra capacità di sviluppare un'agricoltura nei pertugi della città e del suolo che è rimasto libero. Grazie. Grazie Marco, grazie. Veramente penso che hai concluso la serata. Se ci sono altre domande, altri interventi, sono aperti. Solo una cosa sul bio, Claudio. Sì. Sono assolutamente d'accordo con Giuseppe. Secondo me le aziende non possono essere obbligate e non ci deve essere una corsa al bio per forza. Sono assolutamente d'accordo con lui quando dice che i nostri produttori
devono avere una fiducia assoluta di quello che fanno. Io sono convintissimo che se io vado a prendere una patata da Giuseppe milioni di volte meglio di una patata che non, una patata che non so dove arriva. Credo che è meglio una buona lotta integrata, una buona attenzione nel rispetto delle norme, piuttosto che un bio fatto male, fatto magari con un compost che non sa da dove arriva, per esempio. Credo però anche al tempo stesso che la vera sfida economica che hanno le aziende agricole non può essere cercata in una competitività sull'aumento delle vacche da mungere, piuttosto sull'aumento delle superfici o sulla resa intensiva del nostro campo, perché i nostri campi sono piccoli in un ambiente ristretto, ma hanno un bacino di utenza enorme vicino. Come diceva Marzio, se ti danno 800.000 euro per quello, ma perché non ci deve essere la fila a comprare il latte marcato d'AVO, perché è fatto anche con un rispetto dell'ambiente e perché le aziende si partecipano a creare paesaggio e ambiente intorno a noi. Quindi secondo me la sfida è veramente quella. E io sono convintissimo che soprattutto il PLIS, quindi sia Mulini sia Pacco da Roccolo soprattutto, deve andare in quella direzione, cioè deve formare un punto d'incontro fra le aziende agricole che sono guidate benissimo, ma alcune volte tentennano, alcune volte fanno veramente fatica. Cioè la mia azienda, per accendere un bando, se non ci fosse il DAVO, farebbe fatica. Se non ci fosse Paolo Lassini che mi può dire guarda che c'è questa opportunità, farebbe fatica andare avanti. Ma se non ci fosse anche un Parco del Roccolo che mi dice questa è una zona un po' più protetta all'interno del Parco del Roccolo, vediamo di dare un impatto agricolo minore rispetto a un'altra zona dove ci si può permettere qualche cosa in più. Io mi sono da un anno almeno mi chiedo qual è la differenza vera agricola fra il Parco del Roccolo e il Parco dei Mulini, e non mi basta dire c'è il Biloresi che mi fa permettere di bagnare, perché c'è anche l'Olona vicino a San Vittorio Colonna, però le culture sono molto molto diverse, quindi e la mentalità, abbiamo gli stessi soci, cioè all'interno del DAVO abbiamo le stesse persone, le stesse aziende agricole, perché questa diversità? Quindi se il progetto per il futuro è avere una stalla Giulini o più punti vendita dei prodotti del DAVO, quale migliore biglietto da visita è il DAVO partecipa assieme al Parco dei Mulini e al Parco del Roccolo a un progetto di il minore impatto ambientale possibile e aumento di biodiversità possibile. Quello vuol dire magari per l'azienda agricola andare col decespugliatore a pulire un fosso piuttosto che metterci un diserbo, che non vuol dire molto. Vuol dire per il parco del Roccolo eliminare un po' di piante dove ci sono dei boschi assolutamente sciupati dal punto di vista ambientale, con una presenza di Prunus serotina in alcune zone che è folle, piuttosto che creare veramente un tipo di ambiente migliore per tutti. Sono assolutamente convinto che ce la si possa fare. Paolo Lassini prima parlava di pazienza. Mamma mia, Paolo, io non so cosa dirti, perché sinceramente la pazienza ormai urge. Cioè, negli ultimi 5 anni abbiamo avuto dei cambiamenti climatici ed è una perdita di biodiversità all'interno del Parco di Roccolo che è tantissimo. Secondo me la pazienza, ha assolutamente ragione, ma ci sono alcune cose che vanno fatte subito. Non ti dico domani, ma dopodomani sì. Cioè io 20 anni fa, quando facevo servizio nel Parco del Roccolo, vedevo tutti i giorni moscardini che giravano, vedevo questo, vedevo quello. Ora sta sparendo tutto. Non so se riesco a spiegarmi. La pazienza di tutti questi progetti vanno benissimo se la progettiamo le cose grandi da qua a 10, 15, 20 anni. Ma ci sono delle misure, sia agronomiche, sia proprio dal punto di vista degli enti parco piuttosto che dell'amministrazione, che vanno fatte subito, domani, dopodomani, perché altrimenti non ci possiamo salvare. Posso aggiungere, siccome mi hai chiamato, attenzione che io ho parlato del 2026-2030 e ho detto che il raggiungimento di questi obiettivi non è un problema di soldi,
nel senso che tutti ci possono guadagnare. È un problema di strategia, di volontà di sinergia, prima politica, ma non solo politica, civile in senso generale, vale a dire i distretti, forestami, la città metropolitana, la regione, devono avere una sinergia per cambiare il territorio insieme. Assolutamente d'accordo. Però alcune cose sono d'accordissimo con te con questa progettualità lunga. Ma... No, non è lunga, attenzione, sto parlando del 26, non è lunga. Mamma mia, speriamo di arrivarci, Paolo. Ma basta volerlo. Il problema è che basta, il problema è volerlo e basta. Prendere coscienza e volerlo. Io lo voglio, ci sono, quando volete ci sono. Non può essere un processo del pubblico che monopolizza i terreni, non può essere questo. Deve essere un processo di gestione del territorio e si può fare, ci sono degli esempi magnifici, però ci vuole sinergia. Concordo, spero di arrivarci, Paolo, veramente. Un po' di ottimismo, dai Stefano. Quando vedi alcune cose ti cadono le braccia, capisci? Sì, ci vorrebbe, cioè, quel proposta che fai anche dei prodotti con marchio Davo, con marchio parco, dei parchi, insomma, se ci fossero questi... Deve uscire questo, noi usiamo prodotti funzionali, sicuri, efficaci, per dare un prodotto ottimo, venite a comprarla. Non possiamo vincere la sfida sul mais a un euro meno il quintale dell'Unione Sovietica piuttosto che della Serbia, piuttosto che degli Stati Uniti, non la vinceremo mai questa sfida, come io non vincerò mai la sfida a vendere un progetto di miele a un euro meno della Cina. La sfida è sulla qualità, non è sulla... Mi permetto di fare un piccolo esempio quando dico che non è un problema di soldi. In questo momento c'è un bando aperto della Regione Lombardia per i servizi di base al mondo rurale. Vuol dire che senza troppe, è abbastanza libero, e servizi di base vuol dire servizi per la società, asili, mezzi per trasportare i bambini, servizi sanitari, ma vuol dire anche servizi per gli agricoltori, servizi in senso non tecnico, servizi per la qualità della vita, il wifi, i collegamenti, vuol dire i musei, vuol dire i percorsi culturali. Ecco, questa roba qua è finanziata fino a 200.000 euro al 90%. Di occasioni come queste ce ne sono molte. In mezzo c'è, da una parte... Ecco, su questo discorso qua bisogna essere sinergici, cioè nessuno deve volere fare la prima donna, ma il comune con i distretti, con i parchi devono andare insieme. Diversamente non si portano a casa i soldi. Oppure li porta a casa una volta il parco e poi li gestisce come può gestirli con tutti i suoi problemi. Paolo, questo bando è rivolto comunque agli enti, giusto? Mai detto. Agli enti e alle onlus. Ho capito, ma riguarda il mondo agricolo. No, sono d'accordo con te, però magari qualcuno magari pensa che no. Riguarda il distretto agricolo. No, invece... ma questo è un esempio. Sì. Bene, dai, penso che... Di informazioni anche sono anche è servito anche a far circolare le informazioni, Paolo, questa serata è stata veramente, penso, molto ricca di informazioni di stimoli di presentazione e di possibilità, insomma, di sinergia, la volontà penso di mettere in sinergia le componenti, penso che ci siano a livello di parchi, penso che ci siano, non è che non ci siano queste certo. Cose. Forse a volte quello che hai detto adesso tu forse magari non,
non è a conoscenza magari di chi effettivamente poi dovrebbe svolgere la funzione di coordinare queste iniziative, queste cose, insomma. Oppure magari manca anche magari un po' di specializzazione, magari anche all'interno magari dei settori anche che si dovessero occupare, che si dovrebbero occupare di queste attività, ma a volte magari manca un po' di... Però questa serata penso che può servire anche a far conoscere queste possibilità che ci sono, insomma. Io sono ottimista. Bravo, anch'io sempre ottimista. Penso che possiamo chiudere, non so se c'è qualcun altro che... Se no ci sarà... Ricordiamo il prossimo incontro che andrà, lo faremo per fine maggio, ancora sui due plis, punto Mulino e Roccolo, che ci aspettiamo che in quell'occasione partecipi anche la parte amministrativa dei parchi, dei plis e anche il settore tecnico. Ci aspettiamo di conoscere progetti in corso, proposte, anche prospettive, anche il discorso di tipicità dei prodotti, magari pensare un po' al marchio dei prodotti dei tipici, cioè un po' queste cose che si sono dette anche stasera, magari quest'ultimo incontro magari può servire a stimolare anche questi aspetti. Vi ringrazio Paolo, ringrazio Caroni, grazie, ringrazio grazie Stefano per la serata, ringrazio Marzio per tutta la regia che ha fatto e poi faremo avere la registrazione a tutti. Grazie Marzio. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie, bravissimi, buonasera. Grazie. Ciao Davide, grazie. Marzio. Grazie a te Marzio, grazie a tutti. Ciao Stefano, ciao Giuseppe, ciao.